Ciao a tutti, questo è il video dei preferiti di marzo. Sì, marzo. Ho perso il conto del tempo, non so dove sono, non so dove siamo. Inquadratura leggermente diversa, sono sul mio davanzale perché ho dei problemi con il cavalletto che ha deciso di morire e quindi sono sul mio davanzale. Comunque, cominciamo subito, non voglio dilungarmi troppo in preamboli inutili. Oggi i miei capelli hanno deciso di anche loro abbandonarmi. Ho questa acconciatura molto Sassy Bun in onore di Bunny, ma ok, vabbè. Cominciamo dalle cose frivole. Questo mese ho un preferito assoluto che non potevo non inserire perché finalmente è nelle mie mani e sto parlando del tanto, come si può dire, del tanto decantato, del tanto amato da tutto l'internet, da tutta la community beauty. Sto parlando ovviamente del Tarte Shape Tape. Ovviamente ci saranno persone all'ascolto che diranno: Marti, di cosa stai parlando? Sto parlando di questo correttore che mi è stato gentilmente regalato, quindi ringrazio tantissimo. È un correttore famosissimo, se seguite la community beauty, insomma, lo conoscete, è la perfezione. Io lo volevo tantissimo perché volevo provarlo semplicemente, ma perché sapevo già che sarebbe stato perfetto per me, infatti è perfetto. È uno di quei correttori che ti pialla la faccia, ce l'ho su anche oggi e ho su solo quello, non ho su fondotinta, ed è perfetto. Ha questo scovolino gigante, cioè è enorme, e va dosato tanto perché altrimenti fate effetto cerone, però è veramente tanto bello, si nota veramente tanto la differenza con correttori di altro tipo e io non so che magia c'è dentro questo coso, però è veramente tanto bello e io ringrazio tantissimo di averlo nella mia vita, è veramente una salvezza. E anche perché quello che usavo prima, io ho usato per tanto tempo quello di Essence che si vede anche nell'ultimo video che ho fatto con Alberto e Lorenzo, mi stava dando una reazione un po' allergica, secondo me anche perché era un po' scaduto e quindi grazie, adesso finalmente posso cambiare correttore, quindi bene. Veniamo a cose che ho visto nel mese di marzo. In questo mese ho visto un documentario molto bello che è su Netflix, che vi consiglio, che si chiama The Voyeur e parla di questo tizio che dagli anni 60, per tipo 30 anni, non mi ricordo esattamente per quanto tempo, comunque sostanzialmente ha comprato un motel per spiare le persone. Lo ha adattato in modo che lui potesse camminare nel sottotetto e guardare in ogni singola stanza cosa facevano i suoi ospiti. E il documentario parla di questo giornalista che entra in contatto con questo uomo e parlano di quello che lui ha fatto per tutti questi anni. È un documentario fatto molto bene, c'è anche un plot twist finale, ve lo consiglio molto, è molto interessante perché è una cosa molto bizzarra e io sapete che con queste cose ci vado a nozze, io documentari su persone pazze adoro e quindi ve lo consiglio, è molto bello e dovrebbe essere su Netflix, ci dovrebbe essere ancora, però comunque cercatelo. Ovviamente non posso non parlare di All Stars 3, quindi ora farò spoiler di All Stars, spoiler, ok? Io tifavo un po' per Shangela, non è andata come speravo, anche se in realtà non mi dispiace come si è concluso, anche se è stata una finale un po' agrodolce, diciamo, non sono molto convinta della vincitrice. È ricominciata la Drag Race normale, anche se le queen di questa stagione non mi stanno ancora convincendo, non mi sono ancora affezionata a nessuna. Oddio, ce ne sono un paio che mi piacciono molto esteticamente, anche se per dire Aquaria è bellissima, però mi sa tanto di già visto, mi sa tanto di Violet Chachki, mi sa molto di quel mood lì che ho già visto, cioè non c'è niente di nuovo, non c'è niente di innovativo, non lo so, non mi sta trascinando, lo guardo perché sì, perché sono affezionata, ma non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere cosa pensate del finale di All Stars, non lo so, parliamone. Un'altra cosa di cui vorrei parlarvi è un canale che ho scoperto questo mese perché questa ragazza mi ha commentato sotto un video, quindi la saluto perché magari questo video lo vedrà, non lo so, ok? Però l'ho scoperta grazie a un punto al suo commento, è una ragazza italiana che vive in Islanda, da quello che ho capito, o in Groenlandia, penso in Islanda.
Lo so, però vive nel nord Europa e si chiama Marianna, il suo canale si chiama Mary and Plushies ed è un canale bellissimo, è interessantissimo. Se vi interessa il nord Europa, lei è bravissima, fa anche dei corsi di islandese, vi parla appunto un po' della cultura, dello scambio culturale che lei sta avendo con questi popoli strani. E mi sono vista tutti i suoi video dove parla della lingua, è molto simpatica, ha un modo di spiegarvi le cose molto carino e volevo segnalarvela perché secondo me è un canale piccolino che secondo me andrebbe un po' pushato. Sto parlando come i gamer, non va bene. Questo mese abbiamo fatto con i Sibellini nel gruppo Facebook, se non siete nel gruppo Facebook vi ricordo di entrare nel gruppo Facebook, abbiamo anche Telegram, abbiamo anche Discord, venite nel gruppo Facebook perché ci sono le cose belle. Tra l'altro tra un po' faremo il raduno, quindi venite nel gruppo Facebook che stiamo organizzando le cose belle, venite. Questo mese abbiamo fatto i 100 Happy Days Sibellini su Instagram, quindi è stata una cosa molto bella da fare insieme. Io sono riuscita a non mancare neanche un giorno. Ho fatto una foto del giorno, è stato molto bello vedere ogni giorno cosa pubblicavate anche voi. E è stata una cosa molto bella perché mi sono sentita molto realizzata nel mio piccolo a concludere qualcosa, riuscire a avere successo in questa piccola impresa tutti insieme. C'è chi ha abbandonato, c'è chi ha abbandonato e ripreso, c'è chi è arrivato in ritardo ma ci è arrivato, è stato molto bello. Quindi magari in futuro faremo qualcos'altro tutti insieme. Adesso c'è anche la proposta di tenere un hashtag per sempre e fare usarlo per le nostre foto tutti i giorni, quindi adesso vedremo cosa fare. Comunque una cosa che ricordo con molto piacere di questo mese di marzo. Per quanto riguarda la parentesi musicale, volevo segnalarvi una playlist di Spotify, quindi una playlist già fatta, che si chiama Huntings ed è una playlist molto di atmosfera. Allora, loro la chiamano neo folk, neo gothic, neo qualcosa, non so. È una playlist che io mi metto in sottofondo quando mi preparo o quando faccio cose ed è un mix di tanti artisti molto d'atmosfera ma moderni, non è niente di folk vero, cose serie, sono tutti artisti moderni che hanno però atmosfere un po' cupe, un po' appunto d'atmosfera, quindi se vi può interessare ve la lascio qua in descrizione. Io vi ho detto tutto, mia madre sta urlando al telefono, quindi se sentite delle voci è lei. Come sempre vi ricordo che trovate i link alla cosa che indosso come in ogni video, collaborazione con i siti China, trovate questa maglia che sto indossando in descrizione e mi hanno inviato anche questo maglioncino che è perfetto per questa stagione in cui dovrebbe esserci il sole ma c'è un tempo di schifo, così che ha un po' di pizzo qua, che è tipo non è né invernale né primaverile né autunnale, è una via di mezzo e quindi lo sto mettendo abbastanza sotto i cappottini quando non fa né caldo né freddo, lo molto leggermente appoggerò sul letto, esatto. Niente, trovate il link qua sotto. Io vi ricordo di entrare nel gruppo Facebook, di entrare su Telegram, di entrare su Discord, di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina perché YouTube ultimamente è un non vi manda le notifiche quando metto i video. Quindi niente, grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao! Veniamo a cose che ho visto nel mese di marzo. Nel mese di marzo ho visto un documentario molto bello che vi consiglio. Ovviamente suona il telefono.